126 giovani, diplomati e laureati con meno di 30 anni stanno per iniziare un percorso di formazione all'interno dell'amministrazione comunale. Sono i tirocinanti del progetto Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che finanzia politiche di orientamento, istruzione ed inserimento al lavoro per ragazzi tra i 15 e i 29 anni senza un impiego e non inseriti in un percorso scolastico o formativo. I tirocinanti quest'anno per la terza edizione del nostro progetto legato ai giovani e ai tirocini formativi sono 126 e i progetti si diffondono su tutta l'amministrazione comunale in primo luogo uno dedicato al turismo, alla cultura, alle chiese di Napoli ancora una presenza all'interno delle nostre municipalità tutti e dieci territori quindi valorizzando tutti i quartieri e soprattutto le periferie un progettualità invece che è stata creata dal diritto all'istruzione legata alla digitalizzazione della refezione scolastica e poi servizi importanti della nostra amministrazione come quello della comunicazione, ma anche della polizia locale, del Made in Naples. Accolti questa mattina dal sindaco Luigi De Magistris e dall'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente, i giovani tirocinanti presteranno servizio presso gli uffici dell'ente, nelle municipalità del territorio e grazie al progetto Napoli Museo Aperto in diverse chiese e siti culturali, consentendone la valorizzazione ed il prolungamento dei tempi di apertura. Esperienze di utilità sociale, esperienza per i ragazzi, importante per i giovani e per la nostra città, sicuramente il settore prevalente di intervento sarà quello della cultura e del turismo, soprattutto per poter aprire luoghi che sono chiusi per mancanza di personale per valorizzare la cura della nostra città attraverso proprio l'impegno dei giovani, ma anche in tantissimi altri settori, dalla sicurezza con la polizia locale, alla scuola, all'istruzione, alla refezione, al sociale, alle municipalità, ci sarà un impiego che andrà nella direzione anche della volontà dei ragazzi.